Buondì, dopo oggi niente salone per me perché cioè, sono piena fino a qua come un uovo di coaching, quindi niente salone. Ieri è proprio stata un'eccezione riuscire a ritagliarmi del tempo. Allora, oggi volevo parlarvi di tutti i semi che avete gettato, no, in qualche modo al vento e che sono stati poi mangiati dai corvi, perché la maggior parte dei semi che vengono non piantati, cioè bisogna fare il solco, mettere giù il seme, quindi vuol dire che c'è una strategia, cioè vuol dire una serie di cose. Allora, quei semi lì, se tu li curi, gli metti l'acqua, gli metti il fertilizzante, gli metti tutto quello che serve, quei semi lì potrebbero germogliare, ma i semi che vengono gettati, come dire, al vento, quindi cosa intendo per semi gettati al vento? Intendo tutti quei post piuttosto che quei messaggi, no? Per esempio su LinkedIn c'è qualche incauto oppure qualche ragazzo, quella carne da cannone, io li chiamo, no? Una volta venivano definiti così durante la prima guerra mondiale, quei poveretti che venivano mandati in prima linea a fare carne da cannone, no? E tutti questi ragazzi delle assicurazioni, piuttosto, soprattutto delle assicurazioni, devo dire la verità, no? Che vengono mandati allo sbaraglio a tentare di trovare un approccio, eccetera, tramite LinkedIn o tramite Facebook mandando dei messaggi, no? Che si vede che sono precompilati, no? Gli dicono: allora, ho letto il tuo profilo, è molto in linea con, ho un'offerta che non puoi rifiutare, una roba penosa, no? L'altro giorno, io di solito non rispondo, però l'altro giorno ero in vena. Quindi una malcapitata di una assicurazione con anche il comparto finanziario mi contatta con la solita frase, no? E io lì ho cercato, proprio gli ho risposto con la frase del titolo della chicca formativa di oggi, no? Dicendo: ma quanti semi ti hanno mangiato i corvi e quanti invece hanno attecchito? E questa è rimasta spiazzata, no? Perché non capiva dove volessi andare a parare, no? E voglio andare a parare che se tu butti dei semi gettati così al vento, la verità è che il 99,99% viene mangiato dai corvi, perché non c'è una strategia ben precisa, cioè viene cestinato. La stessa cosa è quando i manager, piuttosto che le reti, danno come indicazione ai consulenti finanziari: vai, vai e telefona. Ma a chi? Ma quando? Cioè, a chi devo telefonare? Cioè, questi lì sono semi gettati ai corvi. Quindi bisogna avere una strategia ben precisa, una strategia di comunicazione, una strategia di, in qualche modo, attrazione, no? Cioè, io devo fare in modo che la persona che sta dall'altra parte abbia un vantaggio su quello che io gli vado a dire, perché se no, che gliene frega? Prende cestina, ok? Quindi la domanda di oggi e la riflessione che ti voglio far fare è: quanti semi ti hanno mangiato i corvi e quanti hanno attecchito? Perché io, ripeto, la mia esperienza è che il 99,99 periodico te l'hanno mangiato i corvi. Questo significa un feedback del risultato pessimo e anche uno scoraggiamento, no? Perché uno poi dice: ho fatto, fatto, ma non ho visto niente. Come c'era la pubblicità della crescita dei capelli: ho fatto, fatto, ma non ho visto niente. Qui ci vuole, come dire, un'idea alla Cesare Ragazzi, ok? Perché se no i corvi vi mangiano tutti i semi, eh? Ciao, per chi è al salone oggi. Buon lavoro, buone conferenze. Io oggi sono piena di coaching, quindi niente. E domani c'è il corso Infinity a Milano e dopodomani di nuovo siamo pieni di coaching e via così. Andando, ieri ho incontrato diversi consulenti che mi hanno riconosciuto dalla voce. Alcuni e invece altri sono venuti da me: ah, lei è la
Francesca Bianco, la delle chicche, sì, sono io, sono io. E quindi è stato carino, così siete stati in tanti a fermarmi, molto, è stato molto piacevole. Volevo solo dirvi che se qualcuno di voi per caso avesse in mente di fare il percorso di business coaching, sappiate che oramai le prime disponibilità vanno dal 20 di, 22 di aprile, di maggio in poi, e poi fino a giugno non c'è più disponibilità. Ok? Ciao, buona giornata.